Che sono i quintetti per la Scavolini Pesaro con il numero 4, German Scarone con il numero 5, Rodney Elliott con il numero 7, Bud Ely con il numero 10, Alfonso Ford e con il numero 12 Marco Milic. Risponde la skipper con Basile, numero 5, numero 8 Mattias Smorish, numero 13 Miloš Vujanić, numero 20 Carlos Delfino. E a completare il quintetto bolognese il numero 14, il fiammingo Thomas Van de Spiegel. Gli arbitri di questa seconda semifinale sono La Monica, Cazzaro e Deste. E allora buon divertimento a tutti, gran pubblico, grandi campioni, grandi squadre, grandi tecnici. Marco Buonamico, ci divertiremo. Ah, questa è una sfida, questa non me la sarei persa per niente al mondo, Franco, perché qui sono veramente due squadre che sanno fare spettacolo. Primo pallone per la skipper che attacca da destra verso sinistra per i vostri teleschermi. Dunque Basile a manovrare per la formazione bolognese. Sui lati Miloš Vujanić e Carlitos Delfino. Il taglio di Vujanić sale per ricevere la ricezione, il tiro immediato, catch and shoot per Miloš Vujanić. La palla non controllata da Van de Spiegel perché c'è il fallo di Bud Ely della Scavolini. L'arbitro destra era prontissimo sulla linea di fondo. Primo fallo dopo appena 17 secondi di gioco per il centrone d'oltreoceano della formazione adriatica. La rimessa dalla linea di fondo campo. Basile per Vujanić. Ricezione, spalle a canestro sull'attacca bassa per Smolic, che può andare uno contro uno e deve andare uno contro uno, ma qui non c'è canestro perché c'è il raddoppio e la via dell'anello è quasi occlusa per Mattias, che cerca comunque, sbaglia dall'altra parte anche German Scarone. Il passaggio metà campo per Carlos, per Gianluca Basile da metà campo, e dunque 2-0, primo canestro per la skipper Bologna che schioda lo 0-0 d'inizio partita con Alfonso Ford. L'immediata risposta di Pesaro sul ferro, rimbalzo di Bud Ely, Marco Milic fa saltare Delfino, evita l'intervento di Smolic e realizza il pareggio. 1:10, 2-2. Franco, qui abbiamo iniziato subito alla grande, hai visto Milic sotto canestro, la sua potenza, finta e poi su di forza, sarà una grande partita. Qui c'è fallo di Ford sul taglio, lontano dalla palla. Gli arbitri vogliono mettere subito le cose in chiaro, non tollereranno contatti anche lontano dalla palla. Delfino, Basile, tripla, che tiro! Walter Scavolini quadrato in parterre, ma questa tripla di Basile è una magia come quelle che ha mostrato ieri al mondo Mike Penberthy, sì. Con le mani in faccia del difensore, e Basile anticipa e pesta però la linea. Grande in attacco, grande in difesa, qui c'era quasi il recupero della palla da parte di Gianluca Basile. È passato di fianco a Ford che aveva preso posizione vicino al canestro, è riuscito a anticiparlo, ma la palla è uscita. Scarone sbaglia il tiro da fuori, Milic rimbalzo d'attacco sottomano senza fortuna, rimbalzo Delfino, l'apertura sul lato già nella metà campo d'attacco per Vujanić che non ci pensa due volte, ma il tiro non è preciso. Rimessa per la formazione bolognese, inquadrato German Scarone fra i protagonisti della vittoria sulla Lottomatica Roma. Bello il duello tutto italiano con Davide Bonora. Va Vujanić fino in fondo, l'aiuto del ferro, la prodezza di quest'altro ragazzo già nella orbita della NBA. 7-2, 2 minuti e 30 giocati, gran parziale skipper in questo avvio di partita. Scarone, Ilio, tripla, lungo tipico, ieri un po' sottotono Ronnie Elliott, parte però in maniera convincente
Esalta il pubblico adriatico. Infrazione di passi qui di Delfino. Pallone regalato dunque con questa infrazione, rivediamola. Ha fatto un saltino prima di partire, avete visto, ha perso contatto con il terreno con tutti e due i piedi, questo non si può fare. Attentissimi gli arbitri in questo inizio. 3 minuti di gioco al Palafiera, inquadrato Carlito Delfino. 7 skipper, 5 Scavolini. Scarone per Ford, forse no, Ford viene anticipato da Basile e poi ruba palla, contropiede, Delfino, mamma mia, sapendo che ci sono 25 scout della NBA, Carlos Delfino cerca di mettersi in luce e ricordare anche a loro che lui c'è e l'obiettivo NBA non lo ha certo dimenticato. Ford, primo terminale offensivo della Scavolini, cerca l'appoggio, lo trova contro il difensore, si coordina, tiro morbidissimo e realizza il meno 2 di Pesaro, 7 Scavolini, 9 Skipper. Gianluca Basile blocca per lui Van de Spiegel. Vujanic palleggia, arresto, tiro in rimbalzo, Badili. È lui che svetta potenza, in questo caso grande atletismo, e fallo di Basile dalla parte opposta sul lato su Alfonso Ford, che quando si libera da quella posizione può diventare letale. Basile lo sa e lo ha fermato. Vediamolo. E qui il fallo lo ha fatto proprio apposta Basile, vedi, ormai stava partendo Ford, sapeva di essere in ritardo Gianluca Basile e ha commesso un fallo, avrà solo rimessa laterale la Scavolini. Primo cambio della rotazione dei piccoli per la Scavolini, esce Scarone, entra Sasha Georgevic. Ford cadendo con la schiena all'indietro, l'errore, rimbalzo Ili e poi Iliot, due finte e poi il canestro da sotto, 5 punti per lui, grande impatto sulla gara per l'ex libornese Ron Hilliot e rivede il pareggio alla Scavolini. Ron Hilliot protagonista, non come ieri. Basile la finta ma non a bocca, Ford lo chiude, linea di fondo però, lo scarico toccato dai giocatori della Skipper, rimessa Pesaro. E c'erano due giocatori della Skipper in mezzo all'area, Van de Spiegel e Smolins, e si sono ostacolati tutti e due su questo passaggio di Basile. Il risultato, una palla persa. 4:50, primo periodo. Iliot va sul lato, riceve, tira e sbaglia da 3 punti. Rimbalzo per il fiammingo Thomas Van de Spiegel. Tutto il campo. E c'è fallo di Iliot qui. Impressionante cost to cost di Carlitos Delfino, a accelerazione costante. Guardate. Ha continuato ad accelerare fino in fondo e qui arriva Iliot in ritardo. Andiamo a rivedere proprio l'accelerazione di Delfino. C'era anche una spinta di Milic prima del tiro. Sorpresa, abbacinata la difesa, in questo caso rimane immobile ad osservare. Franco, sembra qualche problema per Ford, qualche problema per Ford che ha subito un colpo. E allora a questo punto ecco, sarà Riccardo Pescante a bordo campo a cogliere dallo staff medico qualcosa di più, mentre Ford abbandona il terreno di gioco, c'è time out e si dispera. Alfonso Ford è pronto a entrare, Timu Rannico, e noi andiamo, prima di sentire Pescante che dovrà darci le prime indicazioni, magari sentendo il dottor Benelli appena avrà lasciato proprio un attimo Ford, e qui il dottor Benelli sta sentendo proprio il lamento di Alfonso Ford. Andiamo da Valerio Bianchini con Massimiliano Masco. Questo colpo per la Scavolini, eh? Vediamo cosa è successo. Però attenzione che Scavolini sta giocando con un super Elliot ed è esattamente quello che aveva previsto Marcelletti, perché un Elliot così consente di avere spazio sotto canestro per Milic. Ciò nonostante la palla è in mano, fino adesso è stata in mano prevalentemente a Ford, che ha avuto una grossissima difesa da parte di Basile, e così come invece sul fronte sul fronte Skipper sta andando benissimo
Delfino che trova lo spazio per penetrare, trova lo spazio per correre e si annuncia una partita interessante. Sicuramente Ranico che sostituisce Ford non è della stessa specie di giocatore, però sarà comunque utile. E sentiamo cosa si è fatto Ford. Dottor Benelli ha detto che cadendo ha avuto il braccio sotto il costato, quindi si tratta solamente di un colpo doloroso ma nulla di grave, tornerà in campo quanto prima. Intanto ha messo l'asciugamano sulla testa Alfonso Ford, che continua a lamentarsi mentre sbaglia il libero del possibile più due Delfino. Ha inquadrato Zoran Savic, il manager della Skipper Bologna, la società del patron Giorgio Seragnoli, che ha ora come vicepresidente Enzo Lefebvre. In attacco Iliot, girano per in esterno il pallone i pesaresi, Timur Rannico si libera dell'avversario, subisce fallo in accelerazione. Timur Rannico dimostra da questa azione di essere sulla via del pieno recupero e non è un giocatore da poco, è un giocatore di cui Valerio Dirchini è innamorato, ma sicuramente è un giocatore che può fare molto comodo a Phil Melillo, soprattutto in un momento come questo dove gli viene a mancare per qualche minuto Alfonso Ford. Gestore perfetto, come ricordava anche Marcelletti, che lo ha avuto e lanciato Timur Rannico, anche delle soluzioni più difficili, e guardate Iliot che picchia duro da tre punti ancora dall'arco dei 6.25 ed è il sorpasso Pesaro, Scavolini 12, Skipper 10 più 2, dunque primo vantaggio per la formazione in biancorosso. Attacca ora con Delfino al centro, c'è il blocco di Smolic, ottima difesa di Pesaro, aggredito Smolic da Milic e Rannico che spinge alle spalle Van de Spiegel. È arrivato con un attimo di ritardo Rannico in quello che si chiama taglio difensivo, c'era stato un raddoppio sull'altro lato del campo, vediamo, ed è la palla, il passaggio preciso di Smodis. Rannico doveva cercare di passare davanti ma non ci è riuscito, Van de Spiegel avrà due tiri liberi. Il primo va Phil Melillo, inquadrato per lui un ritorno a Forlì, qui visse proprio l'ultimo periodo d'oro della formazione forlivese, la Libertas 46, la guida nella stagione 94-95 con il patron Rovati, allora alla promozione della massima serie. Phil Melillo oggi sulla panchina della Scavolini che è in parità 12-12 a palla in mano, 6 minuti giocati. Timu Rannico non è soltanto un ottimo gestore come dicevamo, ma anche un micidiale tiratore da tre punti e qui comincia a silurare la difesa avversaria. 12-15, 3-35 e Basile tripla, era partito benissimo, si vedeva già dalla partenza del movimento, sì, un'esecuzione grandissimo perfetta. Impatto sulla gara anche per lui, 3 su 3, 2 su 2 da tre punti, recupero, ottima difesa da una parte e dall'altra. Ecco, sottolineiamo il grande lavoro che stanno svolgendo le difese. Ieri a coach Repesce in alcuni momenti non era piaciuta la difesa della sua squadra, oggi sicuramente abbiamo visto nei primi 6 minuti e 40 un grandissimo lavoro sugli spazi da parte di Pesaro ma anche da parte di Bologna. Valerio, diciamo, eccettuato la pressione su Elliot che ha tirato, è vero, da molto lontano, però sempre abbastanza libero, ma naturalmente questo a volte è per la bravura di Djordjevic che sul pick and roll attira il suo avversario e quindi lui ha più spazio per aprirsi e tirare, però certamente Elliot è un fattore che Repesa dovrà tenere in conto. Pari 15, sbaglia il primo tiro libero Basile, poteva essere il nuovo vantaggio dell'Aquila Bianco-Blu. 3 minuti e 21 al termine del primo periodo, 16-15. Torna avanti la Skipper, 1 su 2 per Gianluca. Djordjevic contro Vujanic. Interessante il presente e il futuro di una scuola importante di basket, ma anche il passato e ancora il presente e perché no il futuro, conoscendo Djordjevic. Vabbè, certo. Basile va via cambiando mano, penetra e scarica per Matias Moris da sotto, si coordina, non cerca il mezzo gancio ma mette il tiro ravvicinato fronte al canestro girandosi adeguatamente, evitando l'impatto sull'avversario per non essere toccato al momento della conclusione. Bravo Smolic per il più 3 della Skipper dopo il tiro libero di Basile che l'aveva riportato avanti di 1.
Djordjevic contro Smolic, il fallo di Mattia Smolic, ex Virtus Bologna. E tutta l'esperienza di Djordjevic che, pressato da Smolic, abbassa la testa e incrocia davanti, guarda chi entra, Pozzecco, guarda Djordjevic cosa fa, vedi, va proprio contro il braccio di Smolic a prendere il fallo, si lamenta Smolic, ma qui Djordjevic è stato più furbo di lui, niente da dire. Fuori Vujanic, dentro Pozzecco, la mosca atomica per Vujanic in campo, e papà Pozzecco subito attentissimo. Vediamo allora cosa può cambiare, vediamo Frosini che sbaglia il mezzo gancio, rimessa per Bologna, dice l'arbitro d'Este. Qui Smolic si è fatto perdonare con un intervento difensivo su Frosini. E adesso occhio all'asse 12-14. 12-14 significa Pozzecco, Van de Spiegel, occhio al pick and roll, occhio alle giocate di questi due fenomeni. Ma il fenomeno qui l'ha fatto Basile con un grandissimo Basile, sicuramente un'accelerazione vincente la sua, ed è più 5, mentre è arrivato poco lontano dall'arco dei 6.25 un chewing gum che rischia però di essere un problema per i giocatori. Comunque contropiede 3 contro 1 della Skipper e schiaccia Mattias Smolic. 1 minuto 40 secondi, guardate il contropiede, passaggio smarcante di Delfino per il rimorchio volante di Mattias Smolic, che ha cambiato e di molto il suo tipo di gioco. Qui c'è il rimbalzo toccato da Frosini, recuperato per la Scavolini, la finta di Sale Djordjevic, il tiro sul ferro, 6 braccia addirittura, rimbalzo ed esce poi palla in mano Carlos Delfino in accelerazione, un fulmine, sfonda e coach Repeja sembra dire c'è stato contatto ma non era di sicuro fallo dell'attaccante, mentre c'è il cambio ed ecco che entra uno dei due confermati della Scavolini versione 2003-2004, entra Malaventura, andiamo a rivedere posizione difensiva di La velocità di Delfino di, ma l'intelligenza di Djordjevic che si mette proprio sulla linea di penetrazione, posizione difensiva. 15-22 più 7 massimo vantaggio. Sottolineiamo dunque non soltanto l'ingresso in campo di Malaventura ma anche quello del numero 6 della Skipper, Mancinelli. Esce pure Delfino ed entra AJ Guyton, ieri al suo ingresso in campo venendo dalla panchina subito una tripla. È squadra da corsa questa della Fortitudo Skipper, con giocatori ora in grado di accelerare molto di più rispetto a prima, hanno abbassato i quintetti. Djordjevic sul blocco di Frosini, linea di fondo chiusa e allora palla per Malaventura, chiamava e riceve Timu Rannikko, tripla, secondo tiro da 3, secondo centro, 6 punti, 2-2. È chirurgico Rannikko in questa partita, sta facendo tutte le cose giuste fino adesso. Sul picchiero l'alto, guardate il gioco 2, eccolo qua, 12-14. E guardate. 12-14, l'asse di cui vi parlavamo. Questi li puoi giocare su qualsiasi ruota, Franco, perché quando giocano insieme... Dal picchiero centrale, avete visto lo smarcamento per la conclusione da sotto. E questa è la reazione di Poz. 24-18, tiro libero supplementare, a cercare il gioco potenziale da 3 punti per l'Aquila bianco e blu. 3 punti. Alfonso Ford ancora mestamente con il capo coperto dall'asciugamano in panchina. E non è una tegola da poco, sicuramente fare a meno per il momento del primo terminale offensivo per la Scavolini. Iliot, iniziativa personale che va a cercare e trovare il fallo, Mancinelli. Qui molto intelligente Rannikko che ha sfruttato il fatto che sia stato l'aiuto difensivo di Mancinelli per servire Iliot, che vedete riceve in anticipo e poi sul recupero del difensore lo batte. Solo 27 secondi mancano al termine del primo periodo nella seconda semifinale della Team Coppa Italia 2004. C'è già la prima finalista e la Benetton detentrice del trofeo. Iliot sbaglia il primo tiro libero,
27 secondi alla fine del quarto, vediamo se la skipper sceglierà di gestire la palla fino quasi allo scadere dei 24 secondi oppure cercherà un tiro più rapido. Secondi 25 a 19, decide di aspettare Pozzecco. C'è una discrepanza di 2 secondi fra il cronometro dei 24 per il possesso offensivo, ma qui accelera troppo la conclusione AJ Guyton. Incredibile questo regalo, perché sono 7 secondi, che tempo è una sciocchezza sufficiente di Guyton, per andare a concludere. Incredibile. E guardate, fallo e canestro. Costa 2 punti più tiro libero supplementare e dunque un gioco potenziale da 3 punti. Qui se la prendono con Mancinelli, ma sì, ok, Mancinelli probabilmente poteva chiudere prima, ed è vero, però l'errore è stato fatto in precedenza in attacco con il tiro di Guyton, con ancora 9 secondi quando ha scoccato il tiro, ha tirato troppo presto e ha concesso alla Scavolini 2 punti, un tiro libero. E lo mette Frosini. E allora a tempo scaduto praticamente il tiro di Frosini, e avete visto cosa è costata quella ingenuità ciclopica di AJ Guyton, grande come l'Empire State Building, perché regalare 7 secondi con un tiro fra l'altro forzato e non coordinato è significato regalare 3 punti. Abbiamo qui un'inquadratura ancora del pubblico, vediamo il manager di Ferrara, Sandro Crovetti, altri grandissimi dirigenti, insomma un parterre ricco. Ma noi torniamo in studio prima di sentire Pescante, perché vogliamo su questi ultimi sviluppi, mentre rivediamo il capo mesto chino di Alfonso Ford, l'opinione di Valerio Bianchini. Qui vediamo vicino a Maifredi il presidente della Lega Nazionale Massimo Cilli, e con loro Andrea Fadini, Enrico Prandi, chi più ne ha più ne metta. Sentiamo Bianchini con Pascolo. 5 minuti senza Ford, ma negli ultimi del quarto la Scavolini si è decisamente riorganizzata. Assolutamente sì, diciamo che queste due squadre hanno una rotazione di giocatori veramente infinita e di altissimo livello. Abbiamo visto uscire Wierich e entrare Pozzecco, che tra l'altro è pericolosissimo non solo per i suoi assist, ma anche perché dà baci improvvisi a chiunque, oltre che alla cacciatore. E poi il fattore Rannico. È stata riequilibrata la Scavolini proprio dall'ingresso di Rannico, che non solo ha registrato il gioco, perché spesse volte è andato a portare la palla, ma poi ha quel tiro micidiale e oltretutto regge anche abbastanza bene in difesa. E allora abbiamo registrato un siparietto molto interessante, abbiamo letto il labiale di Rannico con Ford, ma intanto vediamo la schiacciata di Alessandro Frosini. Timu Rannico si è andato a preoccupare e accertare delle condizioni di Ford, eccolo là, e gli ha chiesto rientri, e lui ha detto sto per rientrare, ed eccolo che va verso il cubo dei cambi, tutto pochi istanti prima che Alfonso Ford si alzasse. Ora la chiamata degli arbitri, fallo in attacco, la Monica non ha dubbi, rivediamola se è possibile questa azione. Eh sì, qui, grazie. È il gomito di Van de Spiegel nella gola di Frosini. Vedete come allarga il braccio Van de Spiegel. E Rannico lascia il posto. Incredibile. Rannico era andato a preoccuparsi di persona, chiedendo a Ford, te la senti di rientrare? Ford lo ha rassicurato ed è andato, dopo pochi secondi, si è alzato al cubo, pronto a rientrare di nuovo sul parquet. Gigena, pronto a entrare anche lui con il numero 8. 25 Skipper, 24 Scavolini, 44 secondi nella seconda frazione di gioco, eccolo qua. È uno dei due confermati con Malaventura. Fuori Ron Hilliot. Gianmarco Pozzecco chiama i suoi per lo schema offensivo. La rimessa di Vujanic, gioca dunque con Pozzecco a gestire. Vujanic su un lato e Guyton dall'altro. Tre possibili anche portatori di palla, con Van de Spiegel e Smodish a completare il quintetto coach Repeja. Fallo in attacco ancora di Smodish, rivediamo anche questa, ma non so Franco, rivediamo anche questa, questa veramente da rivedere, non avevo dubbi dall'altra parte. Qui si sono spinti tutti e due,
sicuramente Smodis ha agganciato il difensore, ma anche Gigena si è fatto valere, io avrei lasciato correre. Si poteva dunque lasciar correre, eccolo qua il contatto, l'arbitro Cazzaro comunque era anche lui in una buona posizione. Anche perché era Cazzaro che doveva fischiare quel fallo, per la regola del triplo arbitraggio era nella sua zona di competenza, a mio parere non ha fischiato, doveva lasciare andare la monica. E allora comunque sia, al di là di queste decisioni vogliamo sentire Bianchini al time out dopo 54 secondi sul punto di vantaggio per la Skipper, anche su questa scelta di coach Repecia, Pozzecco con Gaeton e Vujanic. Ma dunque di Pozzecco non avevamo dubbi, perché in realtà abbiamo visto che come lui è entrato ha portato quel cambio di rapidità, di velocità che è suo tipico, e subito ha innescato naturalmente Van der Spiegel. Adesso con questo terzetto diciamo di piccoli probabilmente Repecia cerca ancora più velocità e ancora più aggressività. Vediamo che cosa dirà il campo. Un'altra cosa, Bianchini, è entrato Ford, è uscito Rannico, Rannico fantastico, ora accompagnato, spiegando alcune cose, spiegandosi con Georgievic che ora porta palla. Questo ritorno di Ford è importante, pur se Rannico aveva segnato due canestri da tre molto molto importanti per la Scavolini. Ford è il punto di riferimento loro ed è giusto che abbia questa precedenza. C'è da notare che Rannico, oltre alle qualità tecniche che abbiamo visto in campo, ha anche queste qualità morali che tu hai colto proprio nel dialogo tra lui e Ford prima che Ford entrasse. Grazie Valerio, e ora inquadrato proprio Alfonso Ford già nella metà campo difensiva, mentre Frosini dovrà tirare dalla lunetta dopo 1 minuto e 9 secondi. C'è cambio per Pozzecco, ecco che rinuncia alla soluzione con Pozzecco, ma mette Basile, dunque Basile, Vujanic in campo con Gaeton e con loro il numero 15 Lorbeck, e a completare qui detto Mattias Boric che taglia fuori, pronto i lunghi della Schiavolini, non ce n'è bisogno, 25 pari, 8 e 45, impattato dunque il punteggio dalla formazione adriatica, rimbalzo Ford, vediamo, nessun problema, è tornato assolutamente in condizione accettabile, non era una cosa grave, è stato probabilmente più un fatto psicologico sulla botta e il dolore immediato, si è preoccupato, si è un po' agitato, quando ha visto che il dolore andava scemando è tornato in campo e non sembra assolutamente avere problemi. Si sembra perfettamente a posto Ford, almeno dall'accelerazione che ha fatto. Georgievic contro Vujanic, lo marca lateralmente, c'è Ford, riceve, tira, segna, eccolo qua, è lui, è tornato Alfonso Ford. E se prende la palla in post basso Ford, non per niente nel primo quintetto della Lega. 27 Scavolini, vantaggio Pesaro, 25 per la Skipper in attacco. Vujanic alza la parabola dall'angolo, attenzione perché il fallo è sul tiro da tre punti, dunque ci saranno tre tiri liberi come ora l'arbitro La Monica segnala. Ma è anche da vedere anche questo intervento, perché qui Vujanic, vediamo, fa una finta, poi va su e pare che ci sia però il tocco proprio sul braccio, leggero, ma magari per chi non è abituato a vedere il basket dice ma come, lo ha appena sfiorato, ma basta un tocco sul braccio del tiratore. Giusto, per far sì, vedete, basta un piccolo tocco e quello è più che sufficiente per fare sbagliare un tiro. Giusta, quindi ha fatto bene l'arbitro a fischiarlo, la Monica era in posizione ideale per vedere proprio lo svolgersi dell'azione. Fuori Georgievic, dentro Scarone, primo sul ferro per Vujanic, secondo c'è, 26 Skipper, 27 Scavolini, 1 minuto 45 secondi giocati nel secondo periodo, sbaglia il libero del possibile pareggio e opera bene dentro l'area Frosini, che poi si proietta dentro l'area avversaria rapidamente in azione d'attacco. Scarone in palleggio, un punto, vogliono Ford, vogliono la palla a Ford, blocca per Ford che va in ricezione, tira e segna, 4 punti consecutivi di Alfonso Ford dal suo rientro in campo. Il primo a esultare è proprio Timur Rannico in piedi dalla panchina. Questi sono segnali importanti, Franco, in una guardate squadra. Il parziale della Scavolini, 11 a 1,
il pick and roll per il blocco di Lorbeck, il tiro di Basile, deve ora ritrovare lucidità in attacco, ma c'è fallo della difesa a Cigena, l'arbitro La Monica fa arrabbiare Melillo, ma forse ha visto giusto, vediamo. È molto probabile, Franco, perché sì, c'è stato il rimbalzo e lo vedete, ma Gigena non aveva posizione qui ed è andato a franare addosso con il braccio sinistro a Smodis. Certo che Gigena deve marcare Smodis, che è più alto e più pesante di lui, è un lavoro difficile, vedi come sta lottando per anticiparlo sotto canestro. Fra tre canottiere rosse a rimbalzo lotta a Smodis, ma non ha ragione in questo caso, rimbalzo difensivo, Scarone chiude il palleggio forse ora per andare verso Ford, ma Ford va a tagliare sul lato opposto. Eccolo qua, Scarone per Ford. Abbiamo chiamato lo schema. Abbiamo chiamato lo schema, ma ci vuole Ford a fare quei canestri, perché qui ha inventato una conclusione fantastica. 6:48 da giocare, 32 Pesaro, 26 Skipper. Lorbeck, fronte al canestro, a segno Lorbeck, meno 4 Skipper, anche lui con una mano particolarmente educata riporta sotto la Skipper. Ma rivediamo anche il parziale della Scavolini che dà la misura, dalla misura di quanto è successo negli ultimi minuti. 14-3 con l'ultimo canestro di Lorbeck, era 14-1, attenzione sul ferro, l'errore di Ford, deve spingere ora, deve spingere Basile, deve spingere, va a prendere quantomeno il fallo, secondo fallo di Gigena, c'è subito cambio dalla panchina pesarese, rientra Marko Milic, il primo sloveno volato nella storia nella NBA, eccolo con il numero 12, dà il cambio a Matteo Malaventura. Grazie Gamuti, rivediamo anche dall'altra angolazione. Guardate il cambio di velocità di Basile che finge di fermarsi e poi riparte, coglie impreparato Gigena. Fondamentale, difficile da eseguire, eseguito da Basile e tra l'altro con la mano sinistra che non è la sua mano abituale. Accelerare la transizione, spingere dunque, questa può essere una delle chiavi per rientrare in equilibrio da parte bolognese. Bianchini. Mi pare che per i bolognesi sia evidente la mancanza di un centro in alternativa a Van der Spiegel, di qualcuno fisicamente presente là sotto canestro e anche più efficace in attacco. Forse questo è il limite vero della Skipper, che non per niente ha preso anche Alton Ford, no? Che esatto, è stato appena ingaggiato. Questo al di là della grande partita che sta facendo Ford, che difficilmente è difficilmente contenibile, anche se Basile sta andando bene. Fantastico Basile, una tripla per 14 punti, 3 su 4 e meno 1. Skipper che ritorna sotto a una sola lunghezza, ricordava proprio ieri Thomas Van de Spiegel, 10 più 6 per il momento di stagione, il migliore della batteria dei lunghi, che anche per giocare l'Eurolega, dove tra l'altro ha evitato il girone con il derby e con i campioni d'Europa del Barcellona, con il Panathinaikos, la squadra di coach Repeja, l'arrivo di Alton Ford porta il pacchetto di lunghi al numero 5 uomini a disposizione di Repeja, come le altre grandi che sono in corsa anche per il titolo continentale. Scarone. E intanto è rientrato Rodney Elliott ed è uscito Gigena, che anche se non ha segnato ha fatto però un buon lavoro scuro per la sua squadra. Vojanic, 34 Scavolini, 31 Skipper, che manovra sotto di 3, sale Basile, ma la palla va sul lato per Lorbeck in angolo Delfino e si va a chiudere nell'angolo ed è fortunato. Qui è andata bene a Delfino perché era chiuso nell'angolo, avrebbe avuto difficoltà a uscire, per sua fortuna Frosini ha commesso fallo e avrà due tiri liberi Delfino. Andiamo, vedete, si va a chiudere nell'angolo e qui con la mano sinistra lo spinge Frosini, guardate la mano sinistra, vedete lo schiaffo sul braccio sinistro di Delfino, due tiri liberi. Skipper, 3 su 4 Delfino dalla lunetta, 1 su 1 dal campo, 5 punti per lui, 11 di valutazione grazie a 2 assist, 3 rimbalzi, una palla recuperata. Se lasci
Elliott. Completamente solo Franco Elliott. Errore della difesa, ma Rodney piazza un tiro da tre. Non per niente uno dei lunghi che tira meglio da tre punti in assoluto, Rodney Elliott, e in questo caso fa molto male alla formazione bolognese. Qui c'è un traversone, si becca una salve di fischi qui del Fino su questo tiro, ma può succedere di sbagliare un tiro anche. Eccolo in qua modo. Elliott con Ford è uno dei primi tre tiratori dall'arco dei 6 e 25 della Lega Italiana. Frosini, c'è fallo, Smorish. Problemi per la difesa a Fortitudo, perché Ford si attira la difesa addosso e poi serve i compagni. E qui Frosini, dopo aver preso una stoppata, recupera il rimbalzo lottando e si guadagna due tiri liberi. 55% da tre punti, 6 su 11 per Bologna, 3 su, per Pesaro, 3 su 10, 30% per Bologna. E è bene ricordare che Pesaro è non soltanto la prima nei punti segnati, ma anche la prima della Lega Italiana nel tiro da tre, proprio avendo Ford, Elliott e non solo. Tre uomini nei primi 10 tiratori dall'arco, ma molto precisa anche nei liberi. Ora 6 su 8 contro 4 errori invece della skipper, che vanta anche un rimbalzo in meno. Tutte le cifre danno per il momento ragione alla Scavolini, tranne di qualcosina la percentuale complessiva di tiro, ma sono 5 i punti da recuperare per la formazione bolognese che è in attacco. Basile è caldo, ma stavolta sbaglia. Milic, rimbalzone ai danni di Mancinelli. Che grande numero. Controllo del corpo, palla per Scarone, va a cercare la soluzione personale. Qui poteva scaricare per Elliott, che era completamente libero, sì, aveva... e veniva fuori un altro tiro dei suoi. Guarda, di Rodney, ma ha comunque preso un fallo. Aveva due ricevitori, aveva Elliott sulla linea dei tre punti, aveva Frosini sotto canestro. Vediamo Milic. E infatti adesso vedrete dopo, Scarone ha fintato il passaggio dietro la schiena, guardate, hop, finta di passare la palla e poi riesce, guardate, a prendere. Dov'era Elliott? Mancinelli non lo stava guardando. Cambio per Frosini, intanto applausi del pubblico in campo con il numero 7 Bud Ely. 4 e 11 da giocare prima dell'intervallo lungo. German, Scarone, è rinato a 29 anni German. Eravamo a Rimini la sera dell'infortunio che lo mise quasi out per l'avventura con la nazionale di Tanevic olimpica. Arrivò con le stampelle a Sydney German, ma ci ha creduto ed è tornato dopo una serie di peripezie. Sono prove che spesso fortificano il carattere dei giocatori, e Zerman lo sta dimostrando. Sempre sorridente, tra l'altro, sì. Sempre allegro, però posto positivamente nei confronti della vita. E allora sbaglia il tiro libero ancora, resta fermo sul più 5 il punteggio, ma il cronometro cammina. 12 secondi per il possesso offensivo sul blocco di Van de Spiegel. Delfino va a cercare Mancinelli, c'è gioco fermo. Qui Van de Spiegel voleva il passaggio da Delfino, voleva la giocata alla maniera di Pozzi. Eh sì, però sai, sono giocatori diversi, Delfino e Pozzecco. Pozzecco ha questa facilità di passaggio e lo ha manifestato apertamente perché ha alzato le braccia. Beh, però non era male comunque il passaggio per Mancinelli, guarda che è un passaggio più facile sulla destra. Quello più facile, sì. Esatto, sulla destra, tu hai mano destra e più semplice. Carlitos Delfino. Fa comunque 2 su 2, il risultato non cambia, 2 punti per la sua squadra, meno 3. Questo è già ricordato anche dalla voce stentoria dello speaker del palafiera Miccoli. Qui la palla per Milic, spalle a canestro, Scarone, eccolo qua. Voilà. Altri 3 punti e poi indica il numero, 4. Alla maniera dei bomber del calcio. Van de Spiegel, mamma mia, Mancinelli stoppato da Milic che lo abbatte quasi. Ma probabilmente non si aspettava questo passaggio Van de Spiegel, e dire che con Pozzecco ci gioca da una vita,
qui a mio parere non c'era fallo, c'è invece qui il fallo di Milic che frana addosso a Mancinelli, anche se non l'ha fatto con la mano un fallo, ma sicuramente con il corpo. Dobbiamo sottolineare l'abilità di Thomas Van de Spiegel nel ricoordinarsi su quella ricezione non felice in movimento. Vabbè, ma sai, questo è un giocatore di oltre 2,10 m, bisogna pensare questo, ed è riuscito a controllare un passaggio che sarebbe stato un problema per chiunque. Ancora errori dalla linea dei liberi, spreca troppo la skipper, 6 errori finora su 16 tentativi, Ford a gestire, Piriot. E vogliono far giocare Scarone in posizione di guardia contro Pozzecco. Dal pick and roll arriva il passaggio a Iliot, ferro, rimbalzo, Ili sbaglia, Mancinelli. Bravo Mancinelli, che Van palla Spiegel. Avete Van visto de Spiegel. Avete visto come ha corso il campo Van de Spiegel e come lo ha pescato Pozzecco, ma è già in attacco la Scavolini, fa la differenza Van de Spiegel e fa l'attacco di Pozzecco. Milic su Pozzecco ha spinto, fallo, vedete Milic che pianta il gomito, sì, in bocca. Qui rivediamo l'azione precedente, Pozz Van de Spiegel. Van de Spiegel sa anche ad occhi chiusi di poter ricevere al millimetro la palla da Pozz. Si trovano veramente con la benda sugli occhi, sì. con gli occhiali scuri. Pozzecco, ancora qui la palla però viene toccata, giustamente la Monica ha visto, viene toccata. Sarà ancora rimessa skipper. Rivediamo, vediamo se ha ragione. Ecco il tocco, due tocchi di Badini, non uno. 2.30. Vuole l'uno contro uno Delfino, vuole l'uno contro uno e poi è lui che trova Van de Spiegel questa volta. Guardate come lotta. È fenomenale, davvero un giocatore che fa la differenza, Van de Spiegel ormai è una certezza dentro l'area e non soltanto per la formazione bolognese che torna meno due. Tra l'altro in scadenza di contratto Van de Spiegel, quindi faranno bene a non sarà facile rifirmare Van de Spiegel, perché credo che farà gol a molte squadre l'anno prossimo, vedremo. Grande canestro di Milic, l'altra di Marco Milic. Pozzecco per Basile, pronto a rientrare Timur Annico, 43 Pesaro, 39 Bologna. Basile, sbaglia la tripla, rimbalzo Milic, fisico, scelta di tempo, c'è Ford libero, c'è Ford completamente libero, nessuno lo vede. Williot, metà del canestro è di Ronnie Iliot. Certamente Iliot lo ha visto nel momento giusto, ma la difesa si era completamente dimenticata di Ford e non credo sia una buona idea. Max con Valerio Bianchini, poi sentiremo Pescante. Allora, momento di grande gioco e di grande equilibrio da parte del quintetto Schiavolini. Sì, anche perché diciamo che adesso è rientrato Van de Spiegel, ma è uscito Smodis. Repes ha messo un ragazzo, Mancinelli, cioè, mi pare che la rotazione sotto sia esigua per la skipper, non so come sono le condizioni di Mottola, comunque Mottola aveva problemi, probabilmente non si è visto, quindi questo è già un grosso problema, perché Scavolini invece può metterla sotto, proprio non soltanto i suoi centri, ma abbiamo visto Milic che continua a essere pericolosissimo proprio là dentro, come rimbalzi, come tentativi di tiro da sotto. In più diciamo che l'attacco della skipper mi sembra un po' povero, cioè mi sembra che l'unica soluzione efficace in questo momento è ancora il pick and roll Pozzecco-Van de Spiegel. Non vedo uscite per i tiratori, per Basile, per Delfino. Mi sembra proprio un po' esiguo il bagaglio offensivo della skipper. Pick and roll alto, Pozzecco per Mancinelli dopo il blocco di Van de Spiegel che fa tap in. Van de Spiegel, 11 doppia cifra, 4 su 5, 3 su 3 ai liberi. Mamma mia che partita. 41 skipper, 45 Scavolini. Sentiremo ora la prima pausa Riccardo Pescante. Badili come l'olio, fila come l'olio, si va gran palla di Scarone. Una partita che è cresciuta di tono,
Allora ancora gioco che prosegue, 45 secondi, Riccardo, che è stato qualcosa di particolarmente interessante? No, il rep ci ha chiesto pick and roll tra il Pozzecco e Van de Spiegel, l'unico gioco valido a quanto pare. E canestro valido, la Monica, fallo e supplementare del tiro libero. 47-43, Riccardo, se puoi sentire prima che escano dal campo qualcosa dallo staff medico della Skipper, se è previsto come dire, l'utilizzo di Motola o se ci sono problemi che magari ne limitano assolutamente l'utilizzo e quindi è in panchina per onor di firma. Attacca la Scavolini sul blocco di Iliot, ha preso un colpo duro ieri in un'azione difensiva. Sì, allora, Motola. Ne abbiamo visto ieri con il ghiaccio sulla mano. Ramico, perde palla, Mancinelli, poi Basile, attenzione, 12 secondi. Pozzecco, Mancinelli, sbaglia, incredibile, da sotto. E poi il rimbalzo difensivo, 5 secondi. Non perde tempo Ramico, ma forse accelera troppo. E dunque si va all'intervallo sul 47-43, ma attenzione, Rannico a terra, accorre il dottor Benelli, Rannico a terra, deve accorrere anche Riccardo Pescante, perché cerchiamo di capire subito che cosa è successo, visto che Rannico era recuperato dall'infortunio. Sembra il ginocchio. È un momento molto molto importante, sono accorsi tutti dalla panchina, ora vanno verso lo spogliatoio. C'è il dottor Benelli con Timur Rannico che muove attentamente proprio il ginocchio, che ha la protezione. Poi rivedremo anche l'azione possibilmente, mentre diciamo ai tifosi della Viola Trieste Reggio Calabria che alla ripresa dopo la pubblicità sarà una sorpresa per loro nello studio con Mascolo e con Valerio Bianchini. Vedete che si provvede con lo spray ad andare sul ginocchio di Timu Rannico. Beh, sembra tranquillo però Rannico, guarda, non sembra tranquillo. Arriva anche Pescante, vediamo se no, deve però essere accompagnato fuori. E allora aspettiamo prima di chiudere il collegamento, lasciando la linea alla pubblicità, di sapere qualche cosa di più. Riccardo Pescante segue il dottor Benelli con Timur Rannico, proviamo a sentire, allora rivediamo. È ricaduto male dopo il tiro. Eh sì. Vedi, cade solo dopo il tiro. Ha perso l'appoggio con la gamba destra, è scivolato, è caduto all'indietro. Allora vediamo se Riccardo Pescante, sicuramente una delle stelle del prossimo mercato. Chiaramente la Skipper farà di tutto per tenere questo giocatore. Allora Gianmarco Pozzecco ormai pronto anche al matrimonio, ma pronto a ricandidarsi, come sosteneva ieri Valerio Bianchini, anche per la nazionale. Uomo che fa la differenza, i fondamentali, la spinta, le giocate, le magie, le trovate di questo giocatore che in accelerazione con i suoi fondamentali, come diceva Bianchini, non ha uguali. Allora è cambiata la partita di nuovo, Valerio con Massimiliano. È incredibile, perché l'impressione è di una strapotere della Scavolini, che ha un grande attacco, ha rimbalzi d'attacco, ha varietà anche d'attacco straordinarie, eppure tre uomini, Basile, Van de Spiegel e Pozzecco, la tengono ancora in scacco. È una partita bellissima, proprio perché c'è qualche cosa di misterioso tra i due, per cui l'una non riesce a stravincere contro l'altra e l'altra è sempre, nonostante tantissimi problemi, è sempre pronta lì a esplodere un riaggancio. Van de Spiegel, 52 pari, 2-2. Attenzione alla difesa della Skipper, vediamo se cambia qualche cosa. Parziale di recupero 0-7 dall'ingresso in campo di Pozzecco e Van de Spiegel. È una zona mista, sai, sembra una zona mista. Vediamo. Minic, fallo, Pozzecco. Chiedo l'aiuto di Bianchini, Franco, qui chiedo l'aiuto di Bianchini perché la Skipper sta cambiando, ha cambiato difesa. Dobbiamo guardare, sembra una zona però. Sì, beh, è molto adattata. Sì, però dobbiamo vedere che cosa. È una zona, sembra una zona 2-3, adesso è una zona classica.
Vediamo se può essere che da 2-3 diventi match-up e segue i tagli, però... Beh, adesso ci aiuta Van de Spiegel che alza le due dita e ci dice zona 2-3, ma in effetti vediamo. È una classica 2-3. E forse è probabile che qualcuno prima fosse a zona e qualcuno... No, adesso... Passi, occhio, attenzione, infrazione di passi. Comunque è importante questo cercare di confondere le idee, perché in attacco la Scavolini va come un orologio. E mettere qualche zeppa dentro questo meccanismo è un tentativo da fare. 52 pari, 3 minuti e mezzo. Van de Spiegel va a bloccare per Pozzecco e gioca per Smolic. Il Poz, tiro corto, rimbalzo, Milic. La partita è di nuovo in equilibrio. Bellissima, intensa, il tiro sul ferro di Ford, fallo di Bud Ely, e l'arbitro d'Este che va a segnalare il fallo del centroamericano del Scavolini. E due palle perse in attacco, prima un passo di Ford, qui Ford fa una bella cosa, ma sbaglia il tiro, dalle immagini non si vede, ma... Eccolo qua il centro di Detroit, classe 75, partito da Missouri, poi ben 3 anni in Turchia. Prima di andare in Spagna, arrivare quest'anno alla Scavolini. Smolic, c'è il raddoppio, cambiato lato allora, sul ribaltamento il passaggio, spalle a canestro di Van de Spiegel. Ora attenzione al tecnico, è arrivato. Becca il tecnico. Bud Ely, si becca il tecnico, è un giocatore che ha un carattere così, un po' focoso, i tifosi della Scavolini si arrabbiano anche col proprio giocatore, perché qui aggrava la situazione di un fallo che poteva rimanere tale con questa reazione che arriva fra l'altro alle spalle di Deste. Sì, però vedi, ha fatto una reazione, forse anche... Si dice che alle volte, talvolta gli arbitri non riescono, che non fischino, anche se hanno il giocatore magari di fronte, fingendo di non vedere, non sentire, in questo caso lo aveva alle spalle, però... Si è arrabbiato anche con se stesso Ely, secondo me, per questo errore. Sono arrabbiati con lui anche i tifosi della Scavolini con lo stesso Ely. Anche perché dispiace, insomma, vedere un fallo tecnico, ma non fa parte del gioco. Allora Pozzecco, che cosa ha fatto? Eh sì, e c'è fallo. Penetra e scarica per il più 3 della skipper. E ancora l'asse 12-14, attenzione perché arriva una bottiglietta d'acqua sul campo. Ora bisogna provvedere ad asciugare il parquet per non far rischiare infortuni, che proprio sarebbero letali in questo caso per chiunque in questo momento della stagione. Entrambe le formazioni si stanno giocando obiettivi importanti, la skipper e la Scavolini, dunque calma e gesso a tutti. Beh, tra l'altro correttissimo Frosini che ha alzato il braccio, il fallo c'era, aveva colpito il braccio di Van de Spiegel. Deve essere asciugata ancora un grosso pezzo di parquet. Guardate qui Frosini che si accusa e intanto arriva questo souvenir. Tra l'altro non si potrà riniziare la partita prima che il parquet sia stato pulito adeguatamente. Provvede anche l'Ape Andrea a dare il suo contributo. Un po' di olio di gomito. Ecco un ping pong fra le immagini di Papà Pozzecco e prima il patron Amadio, poi Walter Scavolini. Sbaglia il tiro libero supplementare, attenzione, restano 3 i punti di scarto, attenzione perché torna a zona 2-3, torna a zona 2-3, vediamo. Sì, allora. Sì, ma non se ne è accorto qualcuno che rimane a uomo e viene punito. Silence, dice Djordjevic. 55 pari, 5 minuti, 24 secondi da giocare nella terza frazione. Basile, tripla, 58 skipper, 55 Scavolini, tripla su tripla, prima sale Djordjevic, ex di turno, poi Basile sul blocco di Iliot, la ricezione, il passaggio in angolo per Ford, la palla non beffa, rimbalzo Van de Spiegel, Pozzecco, va
palla in angolo, Basile, c'è fallo di Iliot. Iliot arriva in ritardo, Basile lo prende di infilata partendo con il palleggio incrociato a sinistra e Iliot commette fallo. Guardate, arriva Iliot, partenza di Basile, c'è il contatto. E saranno due tiri liberi, raggiunto il bonus della Scavolini. Repesce chiama a colloquio i due, Pozzecco e Van de Spiegel. Guardate, bravo Gambuti, va a pescare questo momento mentre torniamo a seguire Basile che è in lunetta. E questo momento significativo, era sotto 45-52, da quel momento ha piazzato 14 punti contro 3. 14-3 il break, il parziale di recupero in vantaggio ora della Skipper, che sale ancora dal ritorno sul parquet di Gianmarco Pozzecco e Thomas Van de Spiegel. Fuori Vujanic, fuori Mottola, che peraltro con il problema alla mano, come avevate sentito, non doveva forse nemmeno entrare. Rimbalzo di Sboric, buon lavoro stavolta, dentro l'area, in taglia fuori, Sboric dice non si passa, e allora palleggio, arresto, tiro sulla transizione velocissima, Pozzecco punisce ancora la difesa pesarese. E ora dal più 7 di Pesaro si è passati al più 7 di Bologna, 62-55. Mai dare per finita questa partita. Milic, c'è un'autostrada, scivola, segna, ha subito un fallo. E qui veramente è da rivedere, sì, se da rivedere. Vale una parte del biglietto. È da rivedere perché fallo di Van de Spiegel. Guardate Milic, palleggio mano sinistra, coordinazione rovesciata e conclusione, scivolando con la mano destra, guardate, e il fallo... scivola, sì, però il fallo sul piede di Van de Spiegel che si stava allargando leggermente, e sono 3 punti per Pesaro, meno 4, 58 Scavolini, 62 Skipper Gianmarco Pozzecco. Ed è la zona, ed è la zona questa volta 3-2 della Scavolini. Attenzione agli angoli, punto debole di questa zona e all'area pitturata. Attenzione a Pozzecco, prova da 3, tripla, micidiale Poz. 65-58, risponde subito con i 3 punti di... ottima fattura dalla distanza ai 2 più 1 di Milic. 3-38 al termine della terza frazione. Oh, questo è un assist perfetto di Milic, che dimostra, protagonista che... delle ultime fasi. Eh sì, e che dimostra che la zona si attacca anche con le penetrazioni, come ha fatto lui, e ha servito al meglio Prozic. E qui Milic ancora lui. Serve Georgevic. Il movimento Ford, Georgevic, finta il tiro da 3, gli tocca il pallone Pozzecco, Georgevic, Milic, Iliot, e quella è la sua posizione, e quella è la sua posizione, ed è tripla, c'è time out, e noi vogliamo subito sentire in parte Valerio Bianchini, poi sentiremo da Pescante qualcosa di questo time out. Massimiliano Mascolo dallo studio. Stiamo dicendo proprio, durante il parziale positivo alla Skipper, la Scavolini deve cambiare qualcosa. Sì, perché la Skipper ha fatto un cambiamento, ha fatto la zona che in un certo modo ha frenato il gioco d'attacco della Scavolini, ma Filmelillo doveva fare qualche cosa contro quel tremendo pick and roll, e ha scelto bene perché ha scelto la 3-2. Ora però siamo di fronte a dei tentativi tattici abbastanza semplici da parte degli allenatori, perché in sostanza lo spettacolo sono i giocatori. I giocatori stanno veramente facendo cose straordinarie sia da una parte che dall'altra. Un Pozzecco immenso da una parte, dall'altra Milic che trova quel modo di distruggere la zona proprio penetrando con quella sua forza incredibile e aprendo anche il tiro per ancora l'ennesimo tiro di Elliot. Dunque una partita bellissima dove veramente i protagonisti sono i giocatori. Non so se Dario Di Gennaro abbia qualche mail da mostrarci, comunque qualche domanda da parte degli spettatori a casa, dalla nostra redazione internet, poi sentiremo Pescante. Dario, che ci arriva sempre dalla Spagna, me l'ha segnalata proprio Dario, la sconfitta del Valencia nei quarti di finale della Coppa del Re contro Siviglia che gioca in casa, Siviglia che ha avuto 19 punti e 10 rimbalzi dall'ex Fortitudo Vasco Ettimo. Grazie, dunque qui c'è l'errore invece della Fortitudo in attacco, e ora attenzione perché in difesa devono
chiudere contro la zona, vedete la zona ancora ordinata da Repeja con Basile e Pozzecco davanti, Djordjevic che passa ora in palleggio sul blocco di Iliot, gli cede la palla, ma mai lasciare libero Iliot lì, mai lasciare libero Iliot lì, perché mette delle triple che fanno paura, una gragnola di colpi ora da una parte e dall'altra, c'è il sorpasso della Scavolini, il totale del palafiera. E attenzione perché arriva un'altra bottiglietta con l'acqua, arriva un'altra bottiglietta con l'acqua. 11-3, il nuovo parziale pesarese dopo quello di marca bolognese, partita che prosegue a strappi. Sai Franco, ecco qui intanto rivediamo la bottiglia, succede che la zona bolognese segue il taglio di Ford, Delfino ha seguito il taglio di Ford e Rodney Elliott lo ha rimpiazzato proprio nel punto da cui l'americano è partito e si è trovato libero, non c'era nessuno. Che spettacolo, torna a sorridere ora Phil Melillo. È il basket italiano in prime time. Intanto ringraziamo Maurizio Bezzecchi, capo della comunicazione della Lega Basket. È il grande evento di fine febbraio della Lega, per una settimana Forlì capitale del basket italiano, e questo è l'atto che decide la seconda finalista dopo che la Benetton detentrice del trofeo ha battuto l'Oregon nella prima semifinale. Chi passa in questo avvincente testa a testa la raggiunge domani, e la sfida a partire dalle 16. Milic, lo battezzano e lui sbaglia, rimbalzo, Iliot, Smonish ha ragione e serve Pozzecco. Questa è una forzatura però, sì, cosa ha tentato Delfino? Ha tentato la schiacciata al volo sul rimbalzo. Numeri che si vedono in NBA davvero questi. Ah, se questa andava dentro... Ce la farà rivedere poi dopo, alla prima pausa, Roberto Gambuti. Intanto Iliot... che spazzolata al ferro di Van de Spiegel. È una partita bellissima a questo punto, davvero si sta vedendo di tutto, ma è giocata alla guardate qui, è incredibile. E ha anche festeggiato questo rimbalzo difensivo Milic, avete visto, Delfino era stato unico. Un minuto, ultimo della terza frazione, 69 Skipper. Che palla! 68 Scavolini. La magia di Djordjevic, Franco, ha dato una palla incredibile, schiacciata in mezzo all'area, vicino alla riga di fondo per Frosin. Un assist fantastico. 69, 68. 44 secondi alla conclusione della terza frazione, Pozzecco. E Jay Guyton con un grande movimento, ma va sull'altro lato la palla. Delfino deve tornare ora, ma c'è Pozzecco che ruba palla, la mosca atomica ripropone la skipper nella metà campo d'attacco. Delfino servito in movimento, segna in rovesciata sull'assist di Gianmarco Pozzecco e cambia la difesa alla Fortitudo. Vediamo se ritorna da uomo, c'è Guyton che non sa chi prendere, ecco finalmente ha trovato Ford. 5 assist Gianmarco Pozzecco, miglior assist man nella partita fino a questo momento, uno in più di German Scarone. Doppia cifra per Iliot, 19 con 5 triple su 9, 13 punti Alfonso Ford, che comunque dall'infortunio non è tornato alle vette di rendimento che sono abituali per lui, 11 punti per Frosini, buonissima partita comunque la sua in attacco, un po' meno presente al rimbalzo difensivo. 7 secondi soltanto sui liberi di Sasha Djordjevic, 4 punti per il momento, 11 punti diciamo palla a Pozzecco che cercherà di fare tutto il campo, un punto solo di vantaggio skipper Pozzecco, eccolo qua. E qui attenzione perché lasciano addirittura 2 secondi ora sulla palla sprecata alla Scavolini, vediamo se cercheranno un passaggio lungo o all'incirca a metà campo, vediamo. E qui c'è uno scontro tra Djordjevic e Pozzecco, sembra involontario, Pozzecco era andato per rubare la palla, niente di grave pensiamo, la Monica, ecco vediamo, è una testata tra i due, ma è una testata involontaria però, sì, Djordjevic aveva già perso il pallone e gli era carambolata la palla sul piede,
preso praticamente un colpo alla mandibola contro il capo di Pozzecco, che stava cercando di comunque impedire a Djordjevic di coordinarsi per cercare il tiro da metà campo. E allora 71-70, 1:20 alla ripresa del gioco. Andiamo a sentire con Massimiliano Mascolo Valerio Bianchini. Ad aggredire Djordjevic a tutto campo, perché lasciargli spazio può significare prendere veramente un tiro da tre, e ha fatto una buona cosa Pozzecco, che veramente ha illuminato questa partita come forse non ha mai fatto nella sua carriera. È una grandissima partita che si deciderà in volata, con una skipper che sembra aver trovato la quadratura, soprattutto un quintetto stabile. Sì, forse un po' lenta la Scavolini gioca sulla sua grande abilità offensiva e anche su una discreta disposizione difensiva, però forse un po' lenta ad adattarsi tatticamente agli eventi della partita. Ecco, adesso che Scavolini è tornata uomo contro uomo, per esempio, sarebbe possibile rivedere il famoso pick and roll della ricordando coppia. Ricordando che Van der Spiegel ha 4 falli. Esatto, questo è infatti è fuori all'inizio della quarta frazione. Grazie Valerio. Riccardo Pescante, qualcosa di importante in questa pausa? Panchina, Bologna dovrà muovere molto la palla, pick and roll entrare con la terribile coppia. In campo c'è, hanno Mottola con Smodic sotto, riceve Mottola. Kajton. Qui è andato a cercare la penetrazione Kajton e ha trovato il fallo, è il terzo di Alfonso Ford. Andiamo a rivedere linea di fondo, Ford non lo tocca neanche, Kajton fa tutto da solo, si sbilancia. Comunque '72-73, primi punti per Kajton. Sì, e Kajton in difesa su Djordjevic, vediamo se sceglierà di mettere pressione. 73 per chi difende, 70 per chi attacca. Ford semplicemente non lo marchi in quella zona del campo se ha l'uno contro uno. '45, 14 per il possesso offensivo della skipper. Basile, Mottola, bravo Frosini, ora c'è Milic su Delfino, tiro lungo, rimbalzo, Frosini. Guarda, vuole l'uno contro uno e poi trova benissimo bravissimo Frosini, Milic, questa è una scelta molto rischiosa però nel traffico. Sì, scelta rischiosa, però Milic si sa muovere molto bene vicino al canestro, anche se era circondato dai lunghi Fortitudo, è andata bene per lo sloveno che prende fallo, vedete, riceve palla, qui mette palla per terra, ma veramente la palla gli è scivolata. Era sempre Iliot lì dietro, pronto, smarcato. Certo. Mi sembrava che gli fosse scivolata la palla. Andiamo a rivedere, c'è però una spinta. Iliot sbaglia, ma guardate dove sale al rimbalzo d'attacco Milic. E se non tagli fuori Milic ti vai a cercare dei guai. Di Elevato, piccolo l'alto, Djordjevic ancora in palleggio, sbaglia, rimbalzo, Mottola, ma fa fatica. Sì, ha problemi Mottola con la sua mano destra. Gioca di fisico, ma qui c'è Basile che mette la tripla, attenzione, 76-72. E Basile 6-9 da 3 punti. Monumentale. Canestro valido e fallo. Canestro valido, dice anche d'Este. Eh sì. Tutti d'accordo, i direttori di gara. A tiro libero supplementare, rivediamo. Guardate la forza fisica, la concentrazione di Ford che prende il contatto, ma allora non viene toccato da altri. E dunque Alfonso Ford cerca i tre punti. Nugles.
Tullio che è inquadrato, mentre questo è lo score di Alfonso, 7 su 11, 1 su 3, primi liberi della sua partita. E giustamente coach Repesa cambia, mette dentro Mancinelli, un po' vuole un po' più di pericolosità in attacco, vediamo. 76-75, perfezionato il gioco da tre punti da Alfonso Ford e AJ Gaeton. Fallo di Frosini o di Giorgio. Attenzione, perché qui ci sono due falli, uno fischiato in attacco, decide, e uno in difesa. Decide, attenzione, decide Deste. Deste ha fischiato. Ma... decide Deste, Cazzaro lascia correre, dice ok... No, allora, no. Repesa non è d'accordo e qui è da rivedere. Non sono d'accordo neanche io, Franco, perché secondo me è andata proprio al contrario. Prima c'è stato il fallo di Djordjevic e poi c'è stato il fallo di Vasile. Però... allora, vediamo. Qui c'è il fallo di Djordjevic e poi c'è la spinta di Vasile. Almeno questa è la mia lettura, posso sbagliarmi. Bianchini, che cosa ne pensa? Sono d'accordo con te per quello che si è potuto vedere qua. Attacca la Schiavolini, stoppata la conclusione, recupero Skipper, Vasile, 3 contro 1, la... Delfino contro Iliot, più 3 Skipper, 78 Bologna, 75 Pesaro. Tre punti soltanto, un canestro pesante, picano al laterale, palla per Frosini, palo, Milic, palla Pesaro, ma succede di tutto, è alla fine il fallo di Milic. La palla si è arrampicata sul ferro con le manine, ma non è entrata. Franco, sarei curioso di sapere se Scarone sta bene o ha qualche problema, perché... credo anche che... non credo che abbia problemi, comunque credo sia una scelta in questo momento di coach Merillo, e vogliamo sentire su questo ovviamente non solo Valerio Bianchini con Massimiliano Mascoli. Le possibilità dagli esterni di Pesaro si sono ridotte. No, questo discorso di Djordjevic oramai è chiaro, che il grosso lavoro nelle partite lo fa Scarone e Djordjevic arriva per la rifinitura. Questa sera ha giocato un po' di più Djordjevic, ma comunque è sempre un po' slipping, è adesso che sta prendendo iniziativa. Allora il problema di Repesa è se continuare con la uomo, dove però deve subire pick and roll, penetrazione di Djordjevic e soprattutto Ford, l'uno contro uno di Ford, oppure ritentare la zona dove il problema era il tiro di Elliott. Vediamo cosa succede in questo prosieguo. Minuti 58 secondi alla conclusione di questa seconda semifinale al Palafiera. Un grande spettacolo di pubblico e delle squadre in campo, che a meno di 7 dalla conclusione sono divise da soli 3 punti, la palla in mano alla squadra che è in vantaggio. Delfino, vogliono giocare per Vasile contro Djordjevic. Gaeton, posizione ideale. Crea 5. Crea Vasile e Gaeton finalizza. Djordjevic. Marko Milić. Guarda quanto spazio dà Delfino a Milić, praticamente si piazza in mezzo all'area giocando da libero. Questo è un buonissimo tiro di Djordjevic. Ma qui Gaeton ha lasciato completamente libero, sale Djordjevic che... non gli puoi lasciare questo a Djordjevic. 6 minuti, 2 punti soltanto. Vasile per Gaeton, uscito dal blocco di Mottola, ancora un blocco per Gaeton. Gaeton, tripla, ottimo lavoro di Gaeton, più 5 di nuovo, Skipper. Sale Djordjevic e sale in cielo con una tripla delle sue che manda in visibilio il pubblico
Pesarese, da una parte l'inferno biancorosso, dall'altra la fossa, due punti dividono le due squadre e mancano 5 e 20. Pallo Milic, rimessa, Skipper, quarto fallo Milic, finora 9 punti, 4 su 7 dal campo, pensate, 14 rimbalzi, è vicino alla doppia doppia, 22 la valutazione con due recuperi e due assist. Superlativo. Basile sfruttando il blocco di Mottola ancora, una volta è lungo il tiro, Milic, quindicesimo rimbalzo, quinto, undicesimo difensivo, 11 più 4 i rimbalzi. Giorgevic scatenato, ma ottima guardia stavolta di Defi. Ford vuole andare via a Gaeton, non lo tiene, lo ubriaca con le finte abbassando il pallone e poi lo costringe a fallo. Solo rimessa laterale per la Scavolini. Guardate, andiamo a rivedere. Che palla per terra, poi alza il pallone nel tentativo di servire Iliot e c'è il fallo. Ecco, il fallo probabilmente Ford c'è in quel momento. Rimbalzo, oh. Milic! Doppia, doppia. Milic, pareggio. 11 più 15 diventa 11 più 16. 83 pari, ci prepariamo a una finale di quelli da ricordare. Qui se voleva marcarlo c'è riuscito. Sì. Franco, molto tempo in campo per Anno Mottola, che però non mi sembra nelle migliori condizioni, devo dire, non ha provato neanche un tiro. Lo tiene dentro. Mancinelli e rimette Sporic, ma io credo che debba togliere anche lui, io ecco. Credo. Vediamo Van de Spiegel sul cubo del cambio adesso, sì. Non ci avrà mica sentito. No, beh, non credo proprio. Non credo proprio. Non era previsto quando Buonamico ha detto che Mottola era da troppo tempo in campo, non si era ancora alzato Van de Spiegel, non c'era nessun segnale, ma. Van de Spiegel è stato uno dei migliori della sua squadra, sicuramente nello sprint finale. La palla ballonza sul ferro, intanto è dentro. 84 Skipper, 83 Scavolini, sbaglia il secondo, rimbalzo difensivo Iliot, buon lavoro dentro l'area, Iliot, 4:24, il cronometro cammina, le squadre verso i 90 punti, punteggio altissimo, molti punti nelle mani d'altronde per entrambe, e allora il rimbalzo, ma c'è fallo del film. Ma Franco, non so, anche qui Delfino mi sembrava che fosse andato per la palla. Il secondo fallo abbiamo visto, intanto rivediamo l'azione di Ford, qui c'è il tiro e ma c'è stato un po' di contatto, ma secondo me è legittimo. Prima di questa partita aveva detto: ho giocatori affamati. Repeja, sanno cosa significa una Final Eight, la Skipper ha l'energia, la quantità, il talento per far bene tre partite, siamo dunque sufficientemente forti per giocare contro tutti e vincere contro tutti. Di coppe ne ho già vinte, ma aspetto di prendere il primo trofeo in Italia, e stasera trova però una grandissima Scavolini sulla strada, dopo aver fatto bene all'esordio ieri nei quarti, entrambe. Ora un testa a testa appassionante e il pareggio di Frosini, questo è l'inferno biancorosso. E nel film della semifinale fra Bologna e Pesaro, una classica del basket italiano, c'è anche la sceneggiatura ideale dunque. Ancora un contatto, ora attenzione. Vediamo l'arbitro Cazzaro. E fallo intenzionale antisportivo. Sì, antisportivo, e questo costa carissimo perché aveva possesso di palla alla Fortitudo. Fallo antisportivo vuol dire, vediamo, possiamo dire che Smodis è stato ripagato della stessa medicina che ha usato con Morena nella partita nel quarto di finale. La spinta c'è stata anche la scena di Milic che si è buttato a terra. E adesso fallo per Smodis. E adesso da un possesso di palla e un possibile canestro. Vediamo, c'è però accento anche molto Milic che
ha un fisico che sicuramente non lo fa cadere così. Segna il tiro libero. Comunque due tiri liberi. Attenzione perché a 4.05, cioè più due pesano, mentre Smodic va dall'arbitro. Ma adesso ci sarà anche la rimessa laterale. Eccolo qua, vedete che lo va a pescare Gambutin. 86-84, pagato con il fallo antisportivo, la sua spinta al centrocampo, e dunque si rimette in gioco il pallone con la Scavolini che ha soli due punti e palla in mano. Pick and roll alto, ancora il blocco di Frosini, Djordjevic, un maestro comunque della gestione di questi possessi. Guardate la palla che arriva a Milic, guardate Djordjevic, la palla sul ferro, rimbalzo Basile. 84 per la Skipper, in attacco, superata la linea centrale, 86 per la Scavolini. 3.38, il cronometro cammina. Van der Spiegel, Delfino. Vediamo se si avvicinerà a canestro. Giro dorsale, conclusione rovesciata, fallo. Questo è un bel numero di Delfino. Grande numero, ci vuole una padronanza del corpo incredibile. Guardate. È passato, guardate come passa sotto il canestro. Sta in aria, prende il contatto con Frosini, che lo colpisce sul braccio destro e avrà prima due la finta, poi il giro dorsale. Va sulla linea di fondo e mette verso l'anello la rovesciata che viene sporcata con il fallo. Dunque due tiri per Carlitos Delfino. Il primo va. Meno uno. Sei su sette liberi per il momento. Sette su otto. Pareggio. Pareggio. E 15 punti per Delfino. 17 Van der Spiegel, 25 Basile, 3 in doppia. Ford, controllo non facile, piccherò l'alto con il blocco di Frosini, palla per Iglio, ma se si fa tirare da lì, lui fa canestro da lì, sì. Se si fa tirare da lì, lui fa canestro, sempre. 22, così. 89, 86, 3 minuti. 50% da tre punti, 13 triple su 26. Pick and roll per Basile sul blocco di Smodic. Van der Spiegel a inchiodare il meno uno, 2.40. E Djordjevic è in difficoltà nella marcatura di Basile, che gli scappa da tutte le parti, ma in attacco Djordjevic sa farsi valere. 89 Pesaro, 88 Bologna. Frosini appoggia morbidamente al tabellone e mette il più 3 di Pesaro. Hanno scelto la soluzione ad alta percentuale, non cercando rischi. È stata una grande palla di Ford questa, che si è tirata addosso. Sta avendo ragione Melillo con la sapiente gestione in questo momento della partita di Djordjevic. Sicuramente, però questo è il punto debole di Djordjevic, eccolo qui. D'altra parte, cosa paga ovviamente, certamente, ma c'è anche Basile dall'altra parte, non è che c'è il signor nessuno. Basile che ha fatto una grande partita. E allora vediamo questa scelta di Repecia, mette Vujanic e leva Delfino. Bianchini, e certamente lui deve cercare di avere la penetrazione, la velocità e il pick and roll dal suo playmaker, e ha scelto Vujanic invece di Pozzecco, questo è il punto. Ma è una scelta giusta, ha bisogno di minacciare Djordjevic, che ha il suo punto debole nella difesa, e mentre è bravissimo in attacco. Ora vediamo che il gioco essenziale in questa finale per tutte e due le squadre è il pick and roll. Il pick and roll che fa per la Scavolini Ford, allontanando Smodic da Elliott, oppure il difensore del centro dal suo, e servendo sotto. E lo stesso farà adesso, cercherà di fare in attacco la Skipper. 1.50, 91 per chi attacca, 90 per chi difende. Ford, ancora il pick and roll con Frosini. Frosini non si va a cercare soluzioni affrettate, soprattutto dalla grande distanza. Fallo di Ford in attacco, l'arbitro La Monica è lì. 1.42, quinto fallo di Ford. Chiude la sua prestazione Alfonso Ford con 18 punti. 1 su 3 da 3, 8 su 17 dal campo, 1 su 1 ai liberi, un rimbalzo, una palla recuperata, 3 assist, una stoppata subita e 14 di valutazione. Questo è lo score personale di Alfonso Ford. E allora, prima
prima uscita ed è sicuramente un'uscita pesante, perché potrebbe anche esserci un overtime. Vorrebbe andare ancora a chiedere spiegazioni all'arbitro, ma lo portano in panchina e fanno lo invitano a calmarsi, fanno i compagni benissimo di squadra, perché manca 1:41 al termine e la Scavolini ha comunque al momento un punto di vantaggio. Ora vedremo, ma intanto sulla rimessa dopo il time out può ancora veramente succedere di tutto. Coach Repe già inquadrato, ma noi torniamo con Massimiliano Mascolo e Valerio Bianchini in questo time out. Allora Valerio. Basile magistrale nel contenimento, perché è stato così bravo da interdire con la mano destra il palleggio di Ford e nello stesso tempo mantenere equilibrio sulla sua posizione con i piedi, e Ford ha cercato di forzare questa situazione credendolo in squilibrio e ha effettivamente fatto sfondamento. Grande chiamata arbitrale. Sono d'accordo con Valerio, perché Ford ha proprio appoggiato la spalla contro il petto di Basile. Secondo me non c'era dubbio, anche se era sicuramente una decisione difficile, una decisione che penalizza Pesaro, però a mio parere c'era tutto lo sfondamento. Si riprende con la rimessa, laterale inquadrato Gelsomino, Repesa, coach della Skipper, che ha palla in mano. 1:40, un punto da recuperare. Vujanic dunque in cabina di regia, Basile Smilati con Gaiton, il taglio di Basile, la ricezione sul blocco di Smorici, il lavoro di Basile, il penetra e scarica per Gaiton, la finta che fa saltare Milic, il tiro corto e il rimbalzo di Sale Giorgevic. La Monica gli dice avanti così, non c'è fallo, si giochi. 1:14, un punto di vantaggio per la squadra che ha il possesso, fallo di Gaiton. È l'astuzia di Sale Giorgevic, il mestiere. Sì, lo aveva fatto con Smodis e adesso lo rifà con Gaiton. Guardate, va contro il braccio sinistro. E il fallo c'è, a termini di regolamento, giusta questa decisione, ma grande astuzia. Ancora un time out, ancora un time out. Allora, Valerio Bianchini, questo è un filmone che stiamo seguendo in prime time per quelli che hanno avuto l'interesse, il piacere, la simpatia di seguirci, magari dal pomeriggio con la prima semifinale, ma che magari si sono aggiunti strada facendo. È un finale che potevamo soltanto augurarci, così bello, così equilibrato, così appassionante. Fantastico, anche perché non determinato da troppe strategie, da troppe tattiche, ma da pallacanestro vera fatta dai giocatori, dalla loro classe, dalla loro astuzia, dal loro intuito. E qui abbiamo un Giorgevic che sembra veramente giocare come un papa sulla sedia gestatoria. È fantastico, è incredibile. E ecco, fa piacere vedere Rubini in tribuna. Il principe, tutti quanti, sì. Ricordiamolo, nella Hall of Fame del basket mondiale come Dino Meneghin, lui da allenatore, Dino Meneghin da giocatore, e sono personaggi che danno lustro alla pallacanestro italiana nel mondo. E dunque chapeau per Cesare Rubini, non poteva mancare il principe a questo spettacolo straordinario di pallacanestro, che sicuramente fa molto bene la nostra pallacanestro anche in giro per il mondo. E aspettiamo dunque altri segnali attraverso il nostro sito internet per le prossime ore, anche dall'estero. Firmelillo, 2 punti di vantaggio Pesaro sul primo assegno di Sasha Giorgevic. Attenzione al cambio di difesa di Pesaro, attenzione zona, attenzione, perché c'è una zona con sembra una zona, Franco, ma sono a uomo, hanno solo fintato, ma sono a uomo, seguono i giocatori, e allora hanno fintato la chiamata di una 1-3-1 e hanno comunque in qualche modo mandato in confusione per alcuni secondi la Skipper. Ne restano solo 4 secondi e c'è time out, perché ora Repescia deve assolutamente mettere ordine per una conclusione rapida. Le prova tutte, Firmelillo. Eh sì, ha provato proprio a cambiare Valerio, le carte. Ci sembra di tornare. Prima ricordavamo con simpatia anche Franco Casalini, che fra l'altro ci sta seguendo, ma sembra di essere tornati ai tempi delle sfide sotto questo profilo fra Valerio Bianchini e Dan Peterson, o lo stesso Franco Casalini, no? È stato grande feeling questa scelta.
e l'ha fatta proprio perché ha visto entrare Pozzecco, e Pozzecco è il fattore pick and roll, e sicuramente avrebbe fatto un pick and roll di transizione immediata. Invece il vedere una apparenza di 1-3-1 o comunque di difesa a zona l'ha frenato, gli ha fatto passare la palla fuori. Ha dovuto riflettere di più, esatto, su quello che doveva fare. Esatto, grande scelta. E quando hanno cominciato a vedere che gli uomini seguivano gli opposti e andavano sulla individuale, era già passato più della metà del tempo. Allora 4 secondi, attenzione. Sbaglia Van de Spiegel, ma prende rimbalzo, subisce fallo, attenzione. 44 secondi, grandissimo a rimbalzo d'attacco Van de Spiegel, guardate come sbuffa Walter Scavolini. 44 secondi al termine, sono riusciti quantomeno ad arrivare a un doppio tiro da sotto, rimbalzo d'attacco che è valso quantomeno l'opportunità di andare in lunetta al Fiammingo, che segna il primo. Grandissimo appassionato di ciclismo, questa per lui è una asperità non indifferente, ma ormai è diventato il fattore nel settore dei lunghi della Skipper. Fa 2 su 2, lucido, freddo, un autentico uomo di ghiaccio anche in questa situazione. 43 secondi, riparte il cronometro, 20 per il possesso della Scavolini, 37 al termine della partita. Si decide in volata la seconda finalista della Team Coppa Italia 2004, il fallo a fermare anche il cronometro. Sono passati 10 secondi dalla ripresa del gioco. Si va in lunetta dunque in questo caso con Sasha Georgievic. A colloquio da Melillo, Milic e Scarone, è rientrato anche Scarone, ora vuole più gestori. Vediamo se in campo, vediamo se Melillo, la Scavolini sceglierà di difendere, magari fare un fallo per evitare un tiro, da tre eventuale. Certo, vediamo. Allora vediamo qual è la scelta anche della Skipper. Basile fino in fondo, lo sbaglia, poi rimbalzo Iliot, ora devono bloccare subito il cronometro, ovviamente lo fanno con Vujanic che va a chiudere. Sasha Georgievic sul lato, 95 Scavolini, 92 Skipper. In piedi tutto il pubblico del Palafiera, 21 secondi, ancora lunga, è ancora lunga. Continua a perforare la retina, ricordiamo un finale addirittura a livello europeo con la sua squadra di Belgrado contro Milano, eravamo sulle rive del Bosforo allora, era la scoperta al basket italiano di questo campionissimo. E qui 1 su 2, attenzione, sono 4 punti, deve cercare un tiro rapido, un tiro rapido. Vediamo, Pozzecco perde il contatto con la palla, Frosini, Georgievic fermato fallosamente da Basile, 2 tiri liberi, attenzione, 2 tiri liberi, 96 a 92, 96 a 92, quando mancano 11 secondi alla conclusione di questo appassionante testa a testa in una classica del basket italiano sugli schermi di Rai Sport Satellite davanti al pienone del Palafiera di Forlì, Emilia Romagna. Georgievic segna il tiro libero del più 5, più 5, delusione ora ma incitamento ancora da parte della Fossa e dunque dei tifosi bolognesi, più 6, sono 2 triple, attenzione, 2 triple, troppo forse anche per questa generosissima, forte, completa Skipper di coach Repescia. 3 secondi 2, è finita la partita, a segno anche l'ultimo tiro, arriva a quota 100 la formazione di Phil Melillo ed è la seconda finalista della Team Coppa Italia 2004, raggiunge la Benetton ed è dunque Benetton Treviso, Scavolini Pesaro, la finale della Team Coppa Italia 2004. Ma 40 minuti, 40 così intensi, veramente era difficile prevederli, ma forse ce li aspettavamo, ma davvero straordinari tutti i protagonisti di questa partita. Marco Bonamico, poi vogliamo sentire Valerio Bianchini, abbiamo Riccardo Pescante, però sentiamo Riccardo Pescante con Phil Melillo. Ed eccomi.